Grazie dell'introduzione, ringrazio Jens Niebaum e Francesco Di Teodoro per l'invito di partecipare a questo convegno. Il cantiere di San Pietro era un cantiere di enorme dimensioni. Si cercava di far fronte a questo ampliando e adattando le tecniche costruttive esistenti, i quali si sperava avessero funzionato bene anche con la più grande dimensione. In questo contesto è interessante rivedere il contratto generale ed altri documenti pubblicati da Frommel nel 1976 con interessanti informazioni sugli archi che dovevano reggere la cupola e sui pennacchi sui quali abbiamo già sentito molto in questo convegno. Il contratto generale infatti prevede che solamente nelle mura grosse più di 2,20 m si poteva usare la tecnica del getto di conglomerato fatto di calce, porzolana e pezzi di mattoni o di tufo. Questa tecnica del getto in conglomerato era evidentemente così dominante a Roma che sarebbe altrimenti stata usata per tutti gli elementi costruttivi. Pagliara pensa convincentemente che la costruzione delle volte in getto di conglomerato a Roma e nel Lazio rappresenti una tradizione ininterrotta fin dall'antichità, anche perché il materiale porzolana era sempre disponibile. Pagliara lo dimostra con una serie di esempi dal Medioevo e dal primo Rinascimento stesso. Questo esempio fa vedere la lunga validità di una tecnica costruttiva e anche la tendenza delle maestranze e dei capomastri di continuare ad usare una tecnica che conoscono adattandola a nuove esigenze. Nonostante questo, il capomastro Francesco Lazzari, detto il Guelfo, ha, cito, fatto l'occhio et arco di tutto di mattoni che non era obbligato. Questo, secondo Frommel, si riferisce all'occhio di mattoni, all'occhio nella zona del pennacchio, cioè questo qui, visto che è pagato con soli 300 ducati. Cioè, il Guelfo, che veniva da Caravaggio vicino Bergamo, ha preferito di fare l'occhio nel pennacchio in muratura di mattoni e non in getto di conglomerato, perché probabilmente venendo da una zona dove predominava il mattone come materiale edilizio, aveva più esperienza e sicurezza con la tecnica di muratura in laterizio. Le maestranze, conclude Frommel, avevano apparentemente la facoltà di decidere con quale materiale e tecnica eseguire un edificio. Domanda: gli architetti quindi dovevano progettare in modo neutro per quanto riguarda materiale e costruzione? Tema del mio intervento è l'interazione dell'architettura di Bramante con le tradizioni costruttive regionali, e cioè i metodi costruttivi e le esperienze delle maestranze sul posto. Il linguaggio architettonico e l'estetica voluta da Bramante si scontra con questo sapere regionale e interagisce. Lo stesso linguaggio viene quindi realizzato con tecniche diverse. Cosa significa? Come esempio ho scelto volte a cassettoni o a lacunari. L'architettura dell'antichità romana era il modello da seguire per gli architetti del Rinascimento, e volte e cupole con cassettoni hanno in questo contesto una particolare importanza. Erano prominentemente in vista negli edifici antichi. Il linguaggio delle volte a cassettoni si diffondeva in tutta Italia attraverso visite sul posto e attraverso la documentazione in disegni, manoscritti e trattati. Qui alcuni e qui altri. Bramante stesso aveva visto volte a cassettoni nuove e sicuramente anche disegni durante il suo tempo ad Urbino. A Milano c'era all'epoca dell'arrivo di Bramante un clima artistico ancora dominato dalle costruzioni gotiche. L'importanza di Bramante per introdurre il nuovo linguaggio e la nuova spazialità all'antica a Milano è fuori discussione. Grandi volte a botte e cupole con cassettoni usati da Bramante per Santa Maria presso San Satiro sono
parte integrale di questi ordini nuovi, tema del nostro convegno. La chiesa Santa Maria presso San Satiro è stata costruita a partire dagli anni 70, Bramante, e nei documenti dal 1482 in poi. Se c'era già un progetto per la chiesa che Bramante cambiò al suo arrivo a Milano, oppure se invece stava già prima a Milano e progettava la chiesa da zero, non è stato chiarito del tutto finora e non ci soffermiamo su questo. A noi interessa piuttosto la tecnica usata per realizzare le volte a cassettoni. Nella zona di Milano il costruire volte in mattoni dominava e le decorazioni spesso si facevano in elementi di cotto da montare poi sul posto. C'era l'abilità delle maestranze nel costruire chiese e palazzi con largo uso di decorazioni in cotto per ornare ghiere di finestre, cornicioni e portali. Uno dei intagliatori in cotto più gettonati a Milano all'epoca, che faceva anche sculture in cotto, era Agostino De Fondutis di Padova, nato però a Crema, che ha fatto dal 1483 in poi le modanature delle trabeazioni dell'interno di Santa Maria presso San Satiro e i cassettoni della cupola, tutto in cotto, come afferma Palestra, e quindi adattando la sua solita tecnica alle nuove forme volute dagli architetti, innovando anche i modi di attaccare i cotti, visto che si trattava di elementi insolitamente grossi e pesanti. La tecnica limitava la possibile profondità dei cassettoni, altrimenti sarebbe stato troppo difficile attaccarle. I restauro hanno chiarito, grazie a osservazioni sul posto e grazie ai contratti di allora, che i fondi dei cassettoni erano dipinti in azzurro, cioè queste parti qui, mentre le modanature erano rivestite in oro. Quindi questo viene spesso spiegato con la volontà di evocare un'antichità splendente. Qui vorrei aggiungere un'altra ipotesi. Lo scuro del profondo dei cassettoni, in contrasto col chiaro dell'oro della modanatura, aumenta la sensazione di profondità e quindi la plasticità, che infatti per via della tecnica del cotto era limitata. La prospettiva bramantesca, invece, cioè la finta volta a cassettoni del coro, invece è fatta di non è fatta di elementi di cotto, ma di stucco. Il rilievo è bassissimo, nonostante l'uso di tanti chiodi per attaccare lo stucco. Il rilievo si vede qui e anche in questi calchi di gesso fatti nel 1937 dalle cassette della prospettiva, cioè si vede che la profondità dei cassettoni è veramente minima. I rosoni sporgenti, si vedono qui, qua e qua, sono stati ancorati con non meno di 4 chiodi. Il metodo è quello più tardi descritto da Vasari. Anche in altre regioni in Italia si usavano le tecniche del posto per fare le volte a cassettoni. A Mantova si plasmano i cassettoni con mattoni, creando nuovo sapere circa l'apparecchiare i mattoni. Giuliano da Sangallo sviluppava a Firenze una tecnica per la costruzione di volte a cassettoni completamente nuova. Si gettavano attraverso modelli lignei pietre artificiali decorati, amalgamandoli poi con la volta portante costruita in mattoni sopra.
Aroma e dintorni invece era rimasto tradizione di gettare una volta in conglomerato in una cassaforma, un esempio per la longevità del sapere costruttivo. Il linguaggio dei cassettoni invece era completamente inusuale nel Medioevo al punto che non c'era nessuna esperienza con la realizzazione di queste forme. Era quindi necessario imparare ex novo il fabbricare i negativi dei cassettoni per le casseforme e accadono errori interessanti. Qui vedete la botta a cassettoni nel vestibolo del Palazzo Venezia. E c'è da dire che Pagliara era il primo di fare il confronto fra questa volta e quella appena vista di Mantova. Cioè queste sono le immagini che Pagliara ha confrontato nel 98-99. I negativi dei cassettoni a Palazzo Venezia sono con tutta probabilità stati accavallati con terra sulla cassaforma delle botte, poi si gettava la volta in conglomerato e dopo il solidificarsi della volta si toglievano i negativi in terra e risultavano le cassette. In ogni caso, le cassette disarmate danno questa impressione. Durante il getto però i negativi evidentemente si sono spostati e storti, come si vede qui, in modo che la volta deve essere vista come un esemplare non riuscito. Non è chiaro se la volta doveva essere ulteriormente ornata, nel caso che si pensava a lasciare i cassettoni stereometrici come nel Pantheon, i costruttori avrebbero almeno tolto le impronte della cassaforma in legno, che si vedono molto chiaramente in questi segni qui del getto. Leon Battista Alberti descrive nel suo trattato il getto di una volta a cassettoni eseguito in sua presenza. Infatti Alberti dice che montavano i negativi dei cassettoni con mattoni crudi e terra sopra l'armatura in legno della volta. Alberti descrive quindi proprio il modo di costruire utilizzato a Palazzo Venezia. Il cantiere del nuovo San Pietro cominciò nel 1506 sotto la direzione di Bramante. Le volte a cassettoni nel coro, nei spazi di comunicazione fra i spazi cupolati sulle diagonali e le quattro braccia della croce e per le botte attorno alla crociera che supportano la cupola sono state realizzate con successo in getto di conglomerato. Il confronto con il Palazzo Venezia e con la descrizione di Alberti c'è stato progresso, si è creato nuovo sapere. Antonio da San Gallo il Giovane era stato pagato come falegname per le casseforme sotto Bramante, che sappiamo da fonti pubblicate da Frommel nel 1976. Quando San Gallo assumeva la direzione del cantiere nel 1520, realizzava le volte a cassettoni anche nel transetto e nelle braccia nord, sud e ovest con lo stesso metodo. San Gallo documenta questa tecnica in un disegno che è stato analizzato da Wolf Metternich e Tönes, che vediamo a destra. Come si vede, i negativi dei cassettoni sono fatti con travi di legno massicci che possono resistere alla pressione del conglomerato durante il getto. Diversi strati di travi formano i cassettoni. Anche le modanature base fanno parte del negativo e sono fatte probabilmente di profili in legno duro. Il disegno di San Gallo dimostra anche il negativo della rosetta, che vediamo qua, che si trova nella profondità di ogni cassettone. In un secondo momento le maestranze da un ponte sospeso completavano i dettagli della stuccatura. La tecnica funzionava, le maestranze avevano innovato
adattando una tecnica tradizionale, il gettare volte con conglomerato, per realizzare il linguaggio architettonico dei cassettoni e quindi hanno creato nuovo sapere circa la realizzazione di architettura. Normalmente, quindi, si usava le tecniche regionali per realizzare il linguaggio volta a cassettone, che come linguaggio invece universalmente impiegabile. E infatti le volte a cassettoni di Bramante sono state realizzate in modi diversi. Gli architetti dovevano apparentemente pensare in modo neutrale per quanto riguarda materiale e tecnica costruttiva. Devo però dire che non ho trattato qui tutte le volte a cassettoni dove c'entra Bramante. Ci sarebbero anche il coro in Santa Maria del Popolo a Roma e forse l'abside in Santa Maria delle Grazie a Milano e altri. Bramante stesso si rendeva evidentemente conto delle diverse possibilità di eseguire il linguaggio architettonico all'antica e specialmente le volte a cassettoni in cantiere. Nella seconda libraria del Doni, qui la edizione del 1551, è menzionata la oggi purtroppo perduta pratica di Bramante, dove l'autore parla delle volte a getto intagliate, del farlo stucco e dei modi d'appiccare le pietre cotte, che gli architetti dovevano in tanti casi progettare in modo neutrale per quanto riguarda materiale e tecnica costruttiva, lasciando queste scelte alle maestranze locali. Non si spiega semplicemente con la accentuata divisione di lavoro fra progettazione e realizzazione nel Rinascimento. Linguaggio architettonico e tecnica costruttiva sono anzi due forme di sapere con modi di trasmissione diversi. Il sapere pratico cerca la esecuzione di un edificio, in contrasto con un linguaggio architettonico non si può mettere integralmente per iscritto o documentarlo e circolarlo in forma di disegni. Il linguaggio architettonico volta a cassettoni, per esempio, si poteva e si può trarre in ogni momento dagli edifici e dai ruderi antichi, diffondendolo tramite disegni o descrizioni. Le tecniche costruttive invece contengono talmente tante componenti artigianali e abilità manuali che potevano essere apprese solo attraverso la partecipazione al processo di lavoro stesso. Quindi, in contrasto con il sapere circa il linguaggio architettonico, dove basta che circolino disegni e trattati, il sapere pratico circa la realizzazione di edifici ha una mobilità molto inferiore. Devono muoversi le persone, gli artigiani stessi. Inoltre c'entra la disponibilità regionale di materiali specifici edilizi. Il sapere pratico e persistente, visto per esempio il non successo del tentativo di Federico Gonzaga e Luca Fancelli di stabilire a Mantova la tecnica di getto per volte a cassettoni e quella sviluppata di Giuliano da San Gallo a Firenze. Questo significa che il sapere pratico è tendenzialmente specifico per una regione e ha una validità di lunga durata, non da ultimo, come abbiamo visto attraverso le volte a cassettoni, perché il sapere pratico è adattabile e ampliabile. Il sapere circa il linguaggio architettonico, il sapere pratico circa la realizzazione di edifici, si diffondono quindi a velocità diverse e, come abbiamo visto, spesso c'è attrito. Ma proprio questo, secondo me, è una precondizione per innovazione in architettura. Grazie. Grazie molto, Hermann, per questa illuminante dimostrazione su un aspetto che ovviamente sviluppa questo impulso del progetto del sapere architettonico. Chiederei anche Antonio Becchi di venire qua accanto di me.